A Cesare, Ananda, Namo! Siamo pronti, scendiamo, i ragazzini già stanno per le scale! Mamma mia, che è così un paruto! Andiamo, ragazzi! Agatone! E questo era un estratto del meraviglioso film Una domenica d'agosto, regia di Luciano Emmer. Era il 1950. Che non eri nata tu. No, però quando lo vedo sono attratta da quel mondo lì degli anni 50. Divertente questo film, ma insomma divertente la vacanza. Per molti tutto questo caos vacanziero, insomma, come si fa? E accogliamo qui i nostri ospiti, Alessandra Cagnazzo, avvocato matrimonialista, e la professoressa Maria Malucelli, psicologa clinica e psicoterapeuta. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. E poi Alberto Tribuzio, marito. Buongiorno. Così vi presento. Marito. Buongiorno. Marianna Taglieri, moglie. Presente. E poi ultima, ma non ultima, perché per me le suocere, scusate per la mia esperienza personale, vengono per prime, e la signora Daniela Martini. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Grazie. Intanto già il suo sorriso mi mette una pace, una simpatia. Cioè, a intanto voi va bene. Suocera non è una professione. No, non è una suocera. No. Però non questa parola suocera suona male. Vuole dire già qualcosa, sì, la nostra Marcella? Vuole dire che viene da socrus, il latino, e ha avuto nel tempo un'accezione veramente negativa. Brutta. Che non mi piace. Io la chiamerei per nome, la chiamerei la nonna dei nipotini, la mamma di mio marito, la mamma di mia moglie. Esatto. Non suocera. Che è un po' una seconda mamma, comunque. Sì. No, è, a tutti gli a effetti. A volte, non la... sempre. Le cronache dicono non sempre, a volte sì. Ma io vorrei partire da Alberto, sì. Voglio iniziare da te, perché so che avete... già ridono. Vorrei che tu ci descrivessi com'è tua suocera. Cioè, che tipo di... avete affrontato una vacanza insieme? Sì, abbiamo affrontato una vacanza. Voi avete un bimbo piccolo, molto giusto? Molto piccolo, sì. Di sì. Quanto? 9 mesi quasi. 9 mesi. Sì, quindi ci serve, diciamo, la nonna ci serve come aiuto, diciamo, in questo... E soprattutto durante la vacanza ci ha permesso di essere un po' più indipendenti. Un po' anche una coppia. Un po' anche una coppia. Perché ora quando arriva un bambino così piccolo... insomma, scoppia un po' una bomba, bella, meravigliosa, però per la coppia, certo, è uno stravolgimento. Molto impegnativo, sì, sì. Ecco. Infatti ci assorbe totalmente, quindi avere la suocera, la babysitter, l'aiuto anche durante la vacanza. Quindi è... che suocera è stata? Meravigliosa. Meravigliosa. Senza... Ma perché qui, perché è presente. No, gli conviene dire così, lo sa che gli conviene, l'ho avvisato prima, perché le camicine stirate le fa la suocera. Hai capito? E quindi hai conviene. Capito? E invece che cosa vuoi dire tu come moglie e madre, e anche tu hai poi la tua di suocera? Sì, insomma. Allora no, in realtà io purtroppo non l'ho mai conosciuta perché mio marito l'ha perso i genitori da piccolo. Quindi lei è un po' una mamma. È una mamma, esatto, anche per Alberto, esatto. E comunque, cioè, mia madre è una donna fantastica, per carità, però ha il suo carattere. Come tutti. Allora, noi qui abbiamo parlato comunque di un momento felice, di una vacanza con la suocera felice, ma ci sono anche esperienze, professoressa Malucelli, non esperienze non felici. Non felici quando in verità la nonna, la mamma di lui o di lei, si sostituisce ai genitori, stabilisce le sue regole, critica o contesta le regole genitoriali in nome della sua più elevata, alta esperienza. Questo ovviamente è un amore malato, un amore tossico, diciamo che è anche una forma di egoismo, perché solamente sbagliando si impara. I genitori sono sacrosanti. Il ruolo dei nonni è di appoggio a qualunque cosa i genitori stabiliscono, vogliono fare, eccetera. Di supporto, e proprio questo dimostra l'affettività.
Cioè l'idea che non stiamo lì a competere con nessuno, certo, ma che il nucleo familiare è sacro e che c'è posto per tutti e che è un parole consiglio sagge della donna. Professoressa, ma qual è il consiglio da dare? Io penso che bisogna intervenire il meno possibile tra suocera Gigi, e Gigi, tu l'hai avuta la suocera? Genere. Sì, per, non proprio quando ero sposato, ma quando avevo la compagna. Cioè, ma allora, come si fa a superare invece quel conflitto che può succedere? Qual è il consiglio allora, che bisogna dare? Ovviamente attuando un distacco emotivo e non affettivo dai figli che escono di casa, si sposano e mettono su la loro famiglia. Il distacco emotivo consente all'affettività di essere universale, di stare lì in silenzio o parlando, giusto, dando un consiglio senza sostituirsi a nessuno, ma al limite avvalorando quello che i genitori stanno facendo. Assolutamente d'accordo. Avvocato, nella sua esperienza lavorativa, appunto di avvocato matrimonialista, come è difficile già pronunciarla, non mi piace proprio, ma questa... le sono capitate lamentele sulle vacanze in famiglia? Beh sì, noi abbiamo una casistica cospicua, abbondante di purtroppo di coppie che si sciolgono a causa della eccessiva presenza, invadenza, dell'eccessiva presenza appunto delle famiglie d'origine, ovvero più che dell'eccessiva presenza di queste famiglie d'origine, quindi suoceri e suocere, non facciamo differenza, c'è una incapacità di mettere dei paletti, c'è una incapacità di creare quel distacco fisiologico fra la famiglia d'origine e quella che si è andata a costituire. Quindi è necessario che si crei un punto di raccordo fra queste due realtà. Chi è che mette e detta le regole? Secondo me i figli. Cioè, chi deve farlo? Cioè, il mio ruolo, per esempio, da figlia è di impostare una sorta di paletto che quando comunque, ecco, mia madre fa alcune delle cose che la psicologa ha appena menzionato, subentro io e dico, mamma, però, datti una calma. Datti una calmata. Sì, così detto con educazione, con rispetto, con buon senso, perché banalmente, le cose si possono esatto, dire. Esatto, perché banalmente la sua frase tipica è ma io ho cresciuto due figlie, io so fare così, so fare io, ho l'abbiamo sempre fatto. Sentita tutti. L'abbiamo sentito tutti. Avvocato, c'entro l'esperienza che cosa le fa dire? Il rapporto tra suocera e eventualmente generi e quant'altro può portare, l'esperienza le fa dire che porta ad una rottura definitiva, certo, o no? Sì, può portarla quando c'è questa incapacità di gestire il rapporto, o meglio, prima ancora, di staccarsi dalla propria famiglia d'origine, nella consapevolezza che in questa nuova famiglia c'è un'organizzazione, una privacy, una gerarchia e dei ruoli che vanno rispettati. Assolutamente, da entrambe le parti. Da entrambe le parti. Intanto guardiamoci dal film tratto Il pranzo al mare, una domenica d'agosto, regia di Luciano Emmer, 1950. Vediamo. Che tempi. Mannaggia, pure questi ci volevano ben condire in salata. Ma è calma. Ah, finalmente. Buongiorno. Senti, Marcello, ti vengo a prendere le tue. Ecco. Mi raccomando, Qual è il fiasco che vado qui? Oh, ma che te sei addormita? Passami quel fiasco. Oh, mamma. Dammi fiasco. Ma non c'è altro? Non mangia più. La frittata. Ma c'è l'aglio. Beh, l'aglio c'è da me. Né aglio, è cipolla. Puzza, non lo voglio. A dischio. Sì. Maestro Campagnoli dice, me lo ricordo perché mia mamma era così. Me lo ricordo, eravamo in 15 e lei portava di tutto al mare. La frittata dei maccheroni. No, tutto, qualsiasi cosa. Qualunque cosa. Un trasloco. Che bello, che bei profumi, che bei ricordi. Professoressa, per mettere delle regole, no? Per non fare qual è la cosa migliore? Allora, intanto il rispetto dell'autonomia emotiva. E quindi di riconoscere ai genitori, ma anche a mamma e papà, insomma, ai genitori che hanno figli e che accolgono i nonni, l'autonomia di fare come meglio credono. Poi nella giornata bisogna avere un'organizzazione, non bisogna stare insieme tutti per forza. H24, bisogna no? Ovviamente decidere che in una settimana
Noi, cara nonna e caro nonno, usciamo con i nostri figlioli. Se domani sera ci vuoi andare tu a cena a mangiare una pizza, io e mia moglie faremo un'altra cosa. Andiamo al cinema, passeggiamo al mare, eccetera, eccetera. Avere una situazione in cui nella giornata, per 2 o 3 ore, ognuno fa quello che ritiene opportuno, liberamente, senza portarsi dietro tutto, ovviamente, il fardello non fardello di questa gestione familiare con radici e fiori, perché i nonni rappresentano le radici, i figli e i nipoti rappresentano i fiori, ma come un albero abbiamo bisogno anche di vedere solo i fiori e non sempre le radici. Comunque c'è da dire che un tempo si facevano più figli anche perché si aveva il supporto da parte delle famiglie, no? Certo. Delle nonne, delle mamme, dei cugini, dei fratelli. Erano figure fondamentali, essenziali. Quindi recuperiamole quelle figure, che è facile oggi dire no, per carità, non la voglio né la suocera né nessuno tra i piedi. Recuperiamolo per quello che sono le persone sagge, esatto. Sono diventate sagge per l'esperienza, per quello che fanno, e se sono veramente sagge in genere non sono invasive, sono discrete. La discrezionalità è una forma di amore. Ma ecco, c'è se la dovesse... buona volontà, avvocato, quando arrivano i conflitti, la buona volontà c'è ancora per salvaguardare quel valore che si chiama famiglia o no? Sì. O si perde? C'è quando c'è la coppia, cioè quando c'è l'interesse a mantenerla questa coppia e c'è un'unione già pregressa. Il problema all'interno della coppia viene fuori in queste occasioni, non si crea, viene solo, diciamo, emerge proprio in queste situazioni di crisi, di conflitto, certo, che possono rientrare se c'è appunto questa buona volontà. Ma per esempio nel caso vostro, no? Se accade che un giorno uno è un po' più nervoso perché ha dormito poco, perché il bambino si è svegliato di notte, lei già ride, sono dinamiche che conosciamo esattamente, no? Il bambino magari quella notte ha dormito poco, non riusciva a mangiare, piangeva, eccetera. Che succede di giorno? Quando uno è un po' agitato, la mamma, la suocera in questo caso, supporta, aiuta, certo, oppure ci mette il carico da 90? No, cerco di tacere il più possibile, insomma. No, perché mia madre deve sapere che ha sempre un consiglio, sempre il parere. Ma vive sempre con voi la mamma? No. Solo in vacanza. No. In vacanza? Oppure anche durante la settimana. Anche durante la settimana viene a trovare, sì, il nipotino. Voi quando voi lavorate? Sì. Ma il supporto, diciamo, da parte di mia madre è fondamentale e non c'è dubbio che ci sia. Ma soprattutto adesso col bambino piccolo, quindi a maggior ragione ci dà un supporto, perché esatto, la vita è difficile. Due settimane che è stato ammalato. Lavorate tutti e due. Certamente, sì. Esatto. Senti, ma che succede se nasce una discussione? Chi è che deve avere il buon senso di bloccare? Non avevamo dubbi, la sua risposta era ascoltata. Sono io che devo tacere e non mi intrometto mai nelle discussioni loro. Come faceva mia suocera con me e mio marito. Non si è mai intromessa. E da questa esperienza, che è stata positiva per me, se loro hanno qualche discussione, evito. Se ne va. Vado se via. Ne va in un'altra parlo stanza. Con gli occhi, però magari. Fa la cosa giusta. Però me ne vado. No, lei fa la cosa giusta. Comunque. La professoressa Valucelli ha fatto così con la faccia. Se ne va fisicamente, sì, ma emotivamente sta là. Sì. Cercando di capire quello che sta succedendo. Sì. Avvocato, il partner in questo caso che cosa dovrebbe fare per calmare un po' le acque? Partner deve, mantenendo il rispetto verso il proprio genitore, comunque far sentire che la coppia è unita, far sentire il suo appoggio nei confronti dell'altro, non lasciarlo da solo, perché appunto l'unione in quel momento riesce a creare quel distacco fisiologico necessario, altrimenti... Comunque mette anche un muro in qualche modo, no, nel senso da qui non potete... Stabilisce solo dei paletti, okay, e delle regole delle che sono regole fondamentali. Sì, io condivido in pieno quello che è appena stato detto, a volte ci basta anche uno sguardo tra di noi come per dire... Cioè, siamo io e te comunque, quindi... Sì. Siamo noi che prendiamo le decisioni. Avvocato, lei è sposata? Sì. E con la suocera come ne va? Come è andata? Sono stata fortunatissima. E sono due, ma ci stanno guardando, però sì, no, io no, lo sanno. Beh, grazie. Comunque questo è un argomento che suscita sempre grande interesse, ci mette sempre quel pepe necessario. Io vorrei invitare tutti, anche alle famiglie, appunto alle suocere, alle mamme, ai parenti, cugini, nipoti, di divertirsi, di trascorrere, bravo, il tempo insieme, leggeri, sì, soprattutto d'estate. Siate leggeri.